Lei pensa che da questo dialogo con il PD in streaming possa uscire qualcosa di utile dal confronto? Cioè pensa di poter portare a casa qualcosa? Ma io ne sono convinto. Io ne sono convinto, altrimenti non l'avrei iniziato. Io ho sempre detto a quelli del PD, anche colleghi del PD che mi chiedevano se facevamo sul serio. No. Io gli ho detto, prima di tutto non ci avrei messo la faccia se fosse semplicemente una passerella, e secondo, noi abbiamo sempre, quando abbiamo detto di no, era no, quando gli abbiamo detto non ne vogliamo sapere, era così, e oggi che diciamo apriamoci ad un confronto, con tutta la responsabilità e la serietà del caso stiamo andando al tavolo lì, accettiamo di confrontarci e soprattutto accettiamo di modificare la nostra proposta di legge elettorale. Ma le preferenze pensate di poterle portare a casa almeno? Io credo che la legge elettorale senza preferenze è anacronistica in questo momento, proprio per i cittadini italiani. Grillo e Casaleggio, sono d'accordo con questa inversione di tendenza, questa apertura del Movimento 5 Stelle al dialogo? Assolutamente sì. Noi siamo un movimento che ragiona sempre tutti insieme, poi ci possono essere discussioni, anche aspre discussioni, però su questa linea politica noi siamo compatti. Io, Beppe Grillo, Gianroberto Casaleggio, Danilo Toninelli, il gruppo parlamentare, stiamo andando avanti. Ci possono essere anche delle sofferenze, ognuno ha diritto alla sua idea, sul fatto che stiamo andando a un tavolo di confronto, però io credo che adesso dobbiamo, proprio per responsabilità verso i cittadini che ci hanno votato alle ultime europee e soprattutto i cittadini che hanno fatto la nostra legge elettorale, dobbiamo provare a portarla in Parlamento e a farla votare. Altrimenti non partecipa, diciamo, ai tavoli di discussione. Ah no, perché è giusto anche che su un tema preciso ci vadano le persone che hanno seguito il tema e le cariche istituzionali che rappresentano il Movimento 5 Stelle. Mentre PD e Movimento 5 Stelle si preparano ad un nuovo dialogo in streaming sulla legge elettorale, il Movimento 5 Stelle dà battaglia a Palazzo Madama sulla riforma del Senato, come prevista dal patto del Nazareno. Ieri ho fatto un intervento in cui spiegavo alla ministra Boschi che quello che loro chiamano bloccare il paese è un confronto democratico su una delle più importanti riforme della nostra storia repubblicana. Poi sì, per noi è una riforma inaccettabile, cioè finché non c'è l'eleggibilità dei senatori, finché non c'è un senato che non è un dopolavoro ma è un posto dove si lavora veramente. Ministra fiduciosa per... Purtroppo molta confusione. Ma chi è confuso? Il PD o il Movimento 5 Stelle? Mi pare che la maggioranza sia confusa, perché i termini di questa riforma, gli obiettivi di questa riforma, la praticabilità di questa riforma e il suo nesso con altre cose, per esempio la riforma elettorale, non sono chiari. Quindi ancora non ha deciso se voterà sì o no alla riforma? Io non ho deciso, tanto devono decidere che riforma ci faranno votare, così come io non la posso votare, vediamo. Ecco Beppe Grillo. Beppe Grillo, come vedete, in tribuna sta seguendo il dibattito qui al Senato sulla riforma di Palazzo Madama. Grillo scrive su un foglio, dice: è un pizzino. Fanno queste riforme? Queste riforme che fine fanno? Che succederà? Sono parole al vento, che dico. Parole al vento.